Allora, innanzitutto contenti perché abbiamo vinto una partita che probabilmente per buona parte di gara non abbiamo meritato di farlo e va riconosciuto a Chieti di aver fatto una grande partita e noi non siamo stati attenti come avremmo dovuto. Nonostante di fronte c'era una squadra a cui mancavano i due giocatori più importanti, notizia che non mi aveva per niente rallegrato prima della gara, il mio staff può testimoniarlo, perché spesso l'allenatore rischia di passare per banale, scontato, quando nel pre-partita parla di una partita difficile, di una partita da interpretare nella maniera giusta, sembrano le solite chiacchiere per cercare di dare senso a una partita tra la prima e l'ultima. Invece no, la realtà è che certe cose chi allena le pensa veramente, perché sa esattamente come alcune dinamiche vanno a condizionare una partita. E quindi sapevo che non era una passeggiata e, ripeto, insufficienti per buona parte di gara, bravi poi nel finale ad avere la voglia di vincere una partita e di non mollare mai.